Buon appetito. Io sono arrivato qua a novembre dell'82, insomma sono passati più o meno penso 27 anni ormai. L'abbiamo trovato girando, insomma camminando, ero già insomma, un po' appassionato di natura, insomma in qualche maniera. E quassù si arrivava a piedi qui in tempi, era un posto molto isolato, forse in tutta la vallata che è nata qui. Questo è stato uno dei più, sì, uno dei più lontani, insomma, raggiungibili in qualsiasi maniera. Però quello che ci è piaciuto è aver trovato questo, un po' questo territorio vergine ancora, aver trovato un territorio ancora integro, ancora non toccato dall'uomo grigio, fra virgolette, insomma. E che ci ha permesso di sviluppare anche delle idee nuove, tutto sommato, di idee ecosostenibili già. Insomma, già ai tempi, insomma, già a quei tempi già pensavamo che il mondo non andasse proprio così bene, che l'uomo insomma non stesse facendo tutte le cose così correttamente. Qui abbiamo visto questa possibilità e così è cominciata questa avventura. Dal più posto vicino ci voleva un'ora e mezza circa a piedi per raggiungerle. Per cui niente, pian piano ci siamo organizzati e abbiamo cominciato insomma a rimettere a posto il podere, insomma la casa, con l'aiuto di animali. Lì abbiamo cominciato a prendere dei cavalli da soma che ci hanno aiutato. No, sono anche due setti di fronte. Non so di più accato. I nostri figli li portavamo prima sulle spalle per andare a scuola, per portarli avanti e indietro. Da qui hanno imparato a camminare sui sentieri, poi sono venuti a piedi perché la strada è da poco tempo, diciamo, che c'è, sono 12 anni, calcolando che il figlio più piccolo ne ha 13, insomma anche lui è nato che ancora la strada non c'era. Quindi abbiamo sempre affrontato queste cose, insomma, noi proprio personalmente. È stato un arrivo molto forte, ci ha stravolto parecchio e inizialmente non eravamo neanche favorevoli a questo arrivo di strada perché sapevamo che portava comunque dei grossi cambiamenti a livello ambientale anche per il nostro equilibrio. Poi vabbè, abbiamo cercato di prendere i lati positivi e abbiamo portato i figli a scuola,
va abbastanza bene. Mantenere una strada di questo tipo è molto faticoso e diciamo appunto che è quasi tutto sulle nostre spalle, insomma abbiamo pochi aiuti dall'esterno e spinti, insomma dobbiamo sempre sollecitare. Spesso rimaniamo bloccati dalla neve, non abbiamo mai avuto anche da parte del comune per dire un anno che ci venissero a spalare o ci venissero a aiutare. Per cui anche questo abbiamo, cioè la strada ci succhia parecchie energie. Metto via la madre del pane per rifarlo la prossima settimana. E vado a fare la schiacciata. Questo boiler che è montato sopra la stufa, che si parla sempre di utilizzare le fonti di energia, cioè utilizzandole, non sempre creandone delle nuove, per cui montato sopra la stufa economica, che poi è la nostra fonte, è il nostro modo per cucinare, insomma è la nostra, mi scappa adesso, insomma utilizziamo questo, non c'è altra combustibile, insomma, visto che abbiamo, insomma, qui c'è legna, bosco, ce n'è in abbondanza. Questo porta l'acqua direttamente al lavandino, utilizzandolo l'energia, cioè utilizzando il calore della stufa, per cui non siamo obbligati ad accendere un'altra cosa per riscaldare l'acqua, ma utilizziamo l'energia, insomma, della stufa che cuciniamo, ci scaldiamo anche l'acqua per lavare i piatti e tutto il resto comodamente, come uno potrebbe avere, e va anche in lavanderia nella parte di là. Questo è un altro oggetto interessante e di questo posto è questa lavatrice a pedali che, insomma, che degli amici nostri dopo una scommessa ci hanno regalato, perché ci hanno visto disperati a lavare questi pannolini di questi figli che crescevano. Il lavaggio dura più o meno una mezz'oretta di lavaggio. Guarda, ti faccio anche vedere qui come funziona per bene, vedi? Tutto quello che prima era automatico è stato risolto con un rubinetto. Vedi, è stato messo il rubinetto, per cui diventa manuale. Uno riempie l'acqua dal rubinetto, qui si riempie l'acqua. Questo può scaldare anche lui l'acqua, per cui mettere acqua calda a seconda delle temperature del lavaggio che uno vuole fare. Richiude il rubinetto e comincia a lavare per una ventina di minuti. Si può andare avanti e indietro. Questo è il moto, dobbiamo vedere anche il cestello. Piano piano, ho detto che bisogna preparare piano, perché sennò centrifughi, non è che devi fare una cosa veloce. Ed è questo così, dopo si richiude e lo sciacquo viene fatto uguale, alla fine si riapre, si scarica l'acqua, sempre manuale, e man mano si aggiunge dell'acqua nuova
si risciacqua, e in una mezz'oretta questo è fatto, si toglie tutto e si vanno a stendere e via. Fisicamente devi stare sopra. Sì, devo provare ancora io. Ma praticamente così, questo è il prototipo. In origine qua c'era un bel leggio. Cioè c'era ancora un bel leggio che purtroppo forse di appoggiarsi ne è andato, per cui uno si poteva anche mettere qua a leggere mentre faceva questo movimento. Un po' vai avanti, un po' puoi andare indietro come fa la lavatrice originale, pedale indietro, pian piano, tanto non si legge un bel libro, si fa un po' di cultura, passa anche un po' di tempo, si fa anche un po' di muscoli, anche se non ne avevamo bisogno realmente, perché insomma già si camminava anche troppo più tempo. Finché il lavaggio veniva completato. Questo è stato un oggetto interessante veramente, sempre appunto per il fatto che comunque non c'era corrente. Allora, questi sono i pannelli fotovoltaici che ci danno la luce e un minimo di autonomia. Chiaramente funzionano in base al sole, per cui ci sono giorni in cui caricano parecchio, perché noi abbiamo un accumulatore e una batteria, per cui non andiamo in rete, ma proprio siamo in autonomia qui. E quando c'è il sole si ha un certo utilizzo delle attrezzature, come può essere lo stereo o anche altri apparecchi, un trapano. Quando non c'è il sole limitiamo i nostri consumi, quindi facciamo altre cose. Invece magari di guardare la televisione leggiamo un libro. Sì, questa è stata una scelta comunque, cioè, a diversità di quello che è un po'... Insomma, a noi ci sciocca un po', cioè, che adesso vogliamo fare sti paloni. Quando noi non ci siamo guardati realmente abbiamo deciso di non far mettere dei pali della luce dell'Ene classici, cioè quelli che hanno tutte in casa le famiglie normali, per non deturbare un territorio, insomma, no? Per non creargli uno scompenso che non meritava, secondo noi non meritava. Per cui l'alternativa era perfetta, i pannelli solari ci avrebbero, insomma... Ma questo già dopo 15 anni che stavamo qua su, insomma, che ci illuminavamo con le candele, e un po' di lampade a petrolio i primi anni, un po' di lumini ad olio, ma le candele sono quelle che ci hanno mantenuto la luce anche stati anni. Dove le prendevate le candele? Candele a scorta, nelle chiese. Praticamente andavamo, c'era qualcuno, qualche buon sacrestano che ce le teneva da parte, quelli che spegnevano quando i devoti vanno a accenderle, per fare in modo che le candele si riaccendano qualcuno doveva spegnerle e metterle via. E quei bei mossiconi venivano insaccati e venivano da noi. Noi passavamo una volta al mese, ogni 2 mesi quando avevamo bisogno, e per anni insomma ci hanno sostenuto insomma in questa maniera. A che purtroppo anche nelle chiese dopo le candele ha cominciato a calare, cioè ha cominciato a mettere anche lì i lumini, buttavi la monetina e si accendeva la lampadina, e per cui dalle 4-5 chiese che diciamo ci rifornivano di queste candele siamo rimasti sempre meno, finché ne è rimasta una, forse anche quella se n'è andata ora, per cui è subentrato, cioè trovare il sistema di far luce in un altro modo. E sono stati i pannelli solari. Abbiamo messo su questi pannelli solari. Producono, questi qui producono più o meno mezzo kilowatt, 500 watt ora, quando producono bene. E la casa è tutta alimentata in questa maniera. Per le luci di casa dappertutto ci sono, funziona benissimo. Chiaro che alcune utenze fisse non le abbiamo. Non ci sono utenze, cioè utenze fisse, non c'è frigorifero, ma non ne avremo neanche tanto bisogno realmente, insomma, a parte magari un pochino d'estate se uno... Che d'inverno qui c'è già una ghiacciaia naturale ed è perfetto così. Allora, di là i pannelli fotovoltaici, e invece di qua le future paleoliche da 150 metri su questo crinale, quindi con un impatto visivo ambientale molto forte, un impatto sul rumore. E noi da 27 anni stiamo qui, non abbiamo fatto palificazione, ad esempio, per portare la luce, ma siamo stati in autonomia.
e adesso verrà fatto questo impianto industriale. 106 decibel dicono che sia l'intensità del rumore. Una motosega da 103 decibel, però una motosega si accende e si spegne, ha un uso.